Ma io voglio sapere quel sapientone che ha messo tutti questi cosi alle elezioni. Se mi mettevo io su un cartellone, mettevo votate Annarella con una scarpa rotta e una ciambella. Vedrà i voti che piamo, andavo su io. Lo vedi, ecco Marino, una sagra c'è dell'uva. Fontane no, adesso basta. Che danno vino, quanta abbondanza c'è. Li prati a tutto spiano, so frutta, vigna e grano. Se andava a divertirmi, tu che dici? Bersani ce la fa? Bersani ce la deve fare. L'ho portato un bel corno, ora te lo faccio vedere. Pure d'argento ce l'ho portato, vedi? A Bersani, per Pierluigi Bersani, è d'argento, vedi? Questo è per Pierluigi Bersani. Hai capito? Anina, sono 16 anni che ci ha portato i sgratti. Hai capito? Signora, io, ha portato sempre di sgratti. Rispetto la sua posizione. No, manca a voi, io non c'è più rispetto, perché siete dei mascalzoni. Dovete rispettare le istituzioni. No, siete dei mascalzoni, le altri là al governo ci stanno. Perché non vanno via coso? Pizzozzi che stanno tutti segnati alla galera e invece ci vanno. Quelli dovete mandare via dal governo vostro. Esprima la sua posizione. Sono tutti divorziati e poi vanno a pià con Mugnone. Ma c'è vergogna. Allora, noi siamo arrivati ora. Il discorso del Premier, come lo giudica? Scusate, sono in mezzo alla luce. Ma il discorso. Allora, stanno via. Allora, ricominciamo da capo. Finito il discorso? Da 36 che vedo bombi, poi è entrato, prima c'era Hitler, poi Mussolini e posto porco del Berlusconi. I mignotti dei cosi dei fini che fanno, prima dicono no e poi dicono sì. Io ho detto. Comunque non c'era un bel clima tra di loro, eh? Non dura. Hondura stufato. A me mi ha levato tutti i soldi sto zozzone. Ci porto quello che mi hanno levato dal primo settembre e la Lega per rompere le scatole a Roma, per rompere i soldi a Roma. Questi qui ci danno, questo signor Bossi ci dà dei porci. Siamo porci noi, dico sì, i porci sono loro perché mangiano sempre polenta, noi la mangiamo, noi mangiamo a bacio, al forno. E io oggi ho i cannelloni alla faccia dei Bossi. Bossi! 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 A voi la Padania, libertacci vostri, a voi la Padania! Le possono affogare la sua, davanti tutto! Bossi! Stronzi! Ladri! Bossi! Papponi! E ancora una volta Scilipoti salverà Berlusconi. Salverò Berlusconi, io faccio, e le scelte che faccio le faccio nell'interesse del paese. Le piacerebbe andare in Parlamento? Ma come mi hanno detto, segnate che te votiamo tutti. Ti metti in lista? Mi metto in lista. È vero che mi dà il voto, disgraziato. Mi dia la mano, mi dia la mano. Me conosci? No, io guarda, io forse ti ho visto in ma qualche no, video. Non ve posso vedere voi, che protestate, che non volete niente voi. Ma, quello no. E qua no, dite sì. Ma non so belli come quelli del PD, signora. Oh, vai, se tu c'è il cannattene perché... Oh! Non urlare sempre, una volta in sì, una volta no, una volta se non sempre, sempre non c'è più. Ma qui bisogna urlare adesso, sì, bisogna urlare perché siamo molto incavolati, per le finte di niente, padre. Io ho preso il caffè con Togliacchia, signore, ma che me sta, dicevo 12 anni andavo per vigna a politica, io vedo solo il TG3, e il primo non lo vedo perché c'è sta quel porco di quell'altro.
ha capito? Si è chiesto il Mussolini. Quello là. È il Pio del Mussolini. Ma ha capito chi c'è? Il Pio del Mussolini. Bravo solo a insultare, signora. A insultare? Eh sì, perché mi avete levato i soldi. Chi glieli ha levati? Berlusconi. Ma la smetti. Ammetto, tu hai rubato, per favore. Sì, la denuncia si dice che ho rubato. Ce ne sono 85 certo. anni, ma che me fai? Attivite il pazzo da Mussolini, oh! E certo. Può dire quello che vuole, ma sperandosi dietro le carte. Ma non è così. Ma non è così. Non per i coglioni a mangiare. Ha capito? E andate a mangiare con l'altra ai paesi vostri, che noi avremmo la vacca a Roma. Voi non sapete che porti in bagnato. Le pozzi in ammazzo per voi e Berlusconi. Come le pensioni le toccate. E poi me la di 400 al mese, mi toccacci tu. Ma ha finito di denunciare, aspetta, vada a fare il culo lei, signora, va bene? Vada a fare un culo lei. Sì, perché so chi sei. So chi sei chi e sono, come sei fatto. Chi sono? Basta, cazzo. Come è vero, non devi dire cazzo che vuole. E questa è Roma mia, Roma mia bella. D'acqua della dar fiume, d'acqua della dar fiume c'è una stella. Gira si la vuoi, gira, canta si la vuoi, canta. Ma chi sono questi? Ma chi conosce questi pecorari? Da dove vengono? Dalla montagna dei pecore. E Grillo è il primo pecoraro che esiste, con quello con cui i capelli lunghi, ma che dentro? Ma di che se dasse una ripulita, se le passa la barba, se tagliassi i capelli che fa schifo. E questo l'esempio simbolico stamattina del taglio dei capelli. Significa la politica cominci a dire grazie, sempre la verità, qua. Dalle piccole alle grandi cose, qui, nel che... privato e nel pubblico, i capelli. Perché un politico, un parlamentare non ha una vita privata, un politico deve essere trasparente e bisogna sapere tutto di lui. E la barba la taglia? Beh, la barba non rientrava negli impegni. Ancora credete a sti buffoni? No, ma infatti li stiamo contestando sti buffoni. Una volta stavano in mezzo al popolo, adesso stanno nelle stanze. Oh, è passata la Mussolini e te ancora stiamo a pagare i dacini dell'antenna di tua l'immortaggio. A Camusso! Susana! A bella! Anna! A Camusso, rispondi! C'è Anna! C'è Anna! Ma pagale queste bollette! E chi ce ne i soldi? Ma sai, io ho detto a cosa? Nipote dei Mussolini, ancora stiamo a pagare l'antenna di tua riportaggio! No. Teniamoci sopra. E cerchiamo di andare d'accordo che questi bisogna... Tagliare la capoccia qua. A te no, a qualcuno sì, lo sai. La coppa pure il Presidente della Repubblica, che non c'è firma tutto e gli va tutto bene, anche a lui. E ci ha stufato, Berlusconi se da donna, pure l'UDC perché fanno tutti e porta bandiera, ha capito? Noi se stiamo a morire di fame, dobbiamo prendere i secchi della presenza per bagnare, i mortacci. Ma io la pasta la voglio, sa, dove si fa scoppiare l'altra guerra mondiale? Non c'è niente da fare, ciò che faccio vedere io per fare. Quanti soldi volete che non c'avevamo più la vita, andiamo più secchi da monnezza che poter mangiare. Ma non è che ti sei scordata tutta sotto il mattone, ha messo sono lire quelle. Trovo una bolletta da pagare, un buon Pio della Mignotta lo troverò che mi dai i soldi. Vogliamo quindi ribadire quei contenuti già in buona parte attuati anche con la legge di stabilità. Il PDL ha trovato una sintesi, abbiamo fatto la roba del TG5. Ah, buffone! Poi, vabbè. Allora, vabbè, ho capito. Il PDL ha trovato. Andare un attimo, dai.
Allora, il PDL ha trovato una sintesi. Si può rispondere, si risponde, se no. Io sono, non sono straguadagno. Cornuti, ti devi portarci tu i 218 euro, Pio. Ha capito, li portarci tu a Mussolini. No, non andare, no. Non sto qua ammazza, te lui. Ha capito? Ma no, sono tutti indagati. C'è stanno tutti i delinquenti. Oh, la pazza piena di rospi. Mortacci vostri, come ve venite a piare i soldi a Roma, eh? Sozzi! Ave magia! Ma papà qualche cosa scampia! Che sta facendo? Ma sì, lei di dov'è? Se... Di Roma? Ah, e da! No, di dove? Io sono di qua! E che me lo fa essere del Scampia? E io sono una rivoluzionaria! Io parlo, ti dico quello che penso, tutto! Che la massa dei ladri che ci stanno, lo sappiamo. Qua. Eppure là. No, sai, Annare. Lui è il più giovane deputato eletto al Parlamento, l'onorevole Enzo Lattuca del PD. Che grillo? È del PD. Sono del PD. No, no, questo è un grillo. No, è del PD, è di Bersani. Sta a spacchiare il giaguaro. Oh, questo è per Bersani, lo vedi? Porta fortuna. Ci vuole. Saluta Annare. Aperta, Luigi, sono sempre io. Te porto il corno d'argento e corco. Corallo che ti porta fortuna. Fermate! Sì, certo. Annarella, ma le piace la presidente? Eh? Le piace la presidente? No, io la piace, non ho visto tutta la uscita. Sì, sì. Aspetta così sempre. Bella. Bella di Anna. Oh. Da mo che se vedemo io e te. Com'è? Che pina fatto? Che t'hanno ammazzato? Poi sei rivisto. Oggi è il matto di Paolino. Io sto se te metti di la gente ti ammazzo stamattina. Ragazzi, arrivederci. Oh, senti, allora, domani! Dai, no, ti voglio domani, bene, sorella mia! Dai, allora, dice qualcosa. Vedi che mi vanno tutti bene, pure che sono rossa! Ma che dovremmo fare? Un ciappa dalla moglie di mio figlio. Forse andrà un attimo sfumato. Senti, ma a me, lo sa che ho beccato la moglie di mio figlio adesso? No, è così. Gli ho detto, ma qua la faccia del sozzo che sta a parlare? Che è tutto... Gli ho detto... Signora, ma suo marito non si vergogna ancora a stare in televisione? Che fa schifo! Senta, solamente signora, quando apre la bocca! Vuole che la meni? A me? Mio marito è stato... Sì, è una gran brava persona suo marito! Sì, è una gran... Sopra denni! Ma fa quei migliori del vuole dire a questa signora che la deve piantare? Ma che ne fa? Madonna. Ma che ne fa? Cerca andate! Che siete ladri! Ma quando uno è onorevole che fa? Ma come che fa? Ma che deve da fa? Ma che te credi che essere onorevole vuol dire fare la lavandare come fai te? Uno quando è onorevole e basta. Però baccaglia. Ecco, baccaglia. Baccaglia per noi personalmente. Tu fatte conto devi dire una cosa, la puoi dire, la dici a lei. Lei va alla camera. Assorcosa, ma che te pare? Assorcosetto, ma davvero, davvero, capito? Tu poi ne risenti i benefici, non è così? E me pare. Ah, sor Angelì, quanto vi invito. Io c'ho uno che mi è così antipatico. A me... Dico però... Bisogna saperle dire le cose, eh?